Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 22 marzo 1919. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono trovata fuori di me stessa e vedevo tutto l'ordine delle cose create. Ed il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, vedi che armonia, che ordine in tutte le cose create e come tutte uscirono a vita dal fiat eterno. Sicché tutto mi costò un fiat. La più piccola stella come il fulgido e splendido sole, la più piccola pianta come il grande albero, il piccolo insetto come l'animale più grande, pare che dicono tra loro: siamo nobili creature, la nostra origine è il volere eterno, tutti abbiamo l'impronta del fiat supremo. È vero che siamo distinti e dissimili tra noi, abbiamo diversità di uffici, di calore, di luce, ma ciò dice nulla. Uno è il nostro valore, il fiat di un Dio. Unica la vita e la nostra conservazione, il fiat della maestà eterna. Oh, come il creato parla eloquentemente della potenza del mio volere e insegna che dalla cosa più piccola alla più grande uno è il valore, perché hanno vita dal volere divino. Difatti una stella direbbe al sole:
È vero che tu hai molta luce e calore, il tuo ufficio è grande, i beni immensi, quasi la terra da te dipende, tanto che io faccio nulla al tuo confronto. Ma tale ti fece il fiat di un Dio, sicché il nostro valore è uguale, la gloria che diamo al nostro creatore è tutta simile. Poi ha soggiunto con un accento più afflitto: non fu così nel creare l'uomo. È vero che la sua origine è il mio fiat, ma non mi bastò. Preso da eccesso d'amore, lo alitai. Volevo infondergli la mia stessa vita. Lo dotai di ragione, lo feci libero e lo costituì re di tutto il creato. Ma l'uomo ingrato, come mi ha risposto? Come mi ha corrisposto? Tra tutto il creato solo lui si è reso il dolore del mio cuore, la nota discordante. E poi che dirti del mio lavorio nella santificazione delle anime? Non un solo fiat, non uno solo è il mio alito per loro, ma metto a loro disposizione la mia stessa vita, il mio amore, la mia sapienza. Ma quante ripulse, quante sconfitte riceve il mio amore. Ah, figlia mia, compatisci il mio duro dolore e vieni nel mio volere a sostituirmi l'amore di tutta l'umana famiglia per raddolcirmi il cuore trafitto. 7 aprile 1919. Continuando il mio solito stato, il mio dolce Gesù è venuto, tutto stanco, in atto di chiedermi aiuto. Poggiando il suo cuore sul mio, mi faceva sentire le sue pene. Ogni pena che sentivo era capace di darmi morte, ma Gesù, sostenendomi, mi dava la forza a non morire. Poi, guardandomi, mi ha detto: figlia mia, pazienza. In certi giorni mi sono più che mai necessarie le tue pene per fare che il mondo non facesse tutta una fiamma. Perciò voglio farti più patire. E con una lancia che tenevo in mano mi ha squarciato il cuore. Io soffrivo molto, ma mi sentivo felice, pensando che il mio Gesù divideva con me le sue pene e, sfogandosi con me, potesse risparmiare le genti dagli imminenti e terribili flagelli che scoppieranno. Onde, dopo qualche ora di pene intense, il mio amabile Gesù mi ha detto: figlia diletta mia, tu soffri molto, perciò vieni nel mio volere per prendere ristoro ed insieme preghiamo per la povera umanità. Io non so come mi sono trovata nell'immensità del volere divino, in braccio a Gesù, e lui, come sottovoce, diceva, ed io ripetevo appresso. Dirò qualche idea di ciò che diceva, perché il dire tutto mi riesce impossibile. Ricordo che nel volere di Gesù vedevo tutti i pensieri di Gesù, tutto il bene che ci aveva fatto con la sua intelligenza e come dalla sua mente ricevevano vita tutte le intelligenze umane. Ma oh Dio, che abuso ne facevano, quante offese! E io dicevo: Gesù, moltiplico i miei pensieri nel tuo volere per dare ad ogni tuo pensiero un bacio d'un pensiero divino, un'adorazione, una riconoscenza di te, una riparazione, un amore di pensieri divini, come se un altro Gesù ciò facesse. E questo a nome di tutti e di tutti i pensieri umani, presenti, passati e futuri, ed intendo supplire alle stesse intelligenze delle anime perdute. Voglio che la gloria da parte di tutte le creature sia completa e che nessuna manchi all'appello. E ciò che non fanno loro, faccio io nel tuo volere per darti gloria divina e completa. Poi Gesù, guardandomi, aspettava come se volesse una riparazione ai suoi occhi, ed io ho detto: Gesù, mi moltiplico nei tuoi sguardi per avere anch'io tanti sguardi per quante volte hai guardato la creatura con amore, nelle tue lacrime per piangere anch'io per tutte le colpe delle creature, per poterti dare a nome di tutti sguardi d'amore divino e lacrime divine, per darti gloria e riparazione completa per tutti gli sguardi di tutte le creature. Poi Gesù ha voluto che a tutto, alla bocca, al cuore, ai desideri, eccetera, seguissi le riparazioni, moltiplicando tutto nel suo volere, che il dire tutto sarebbe troppo lunga. Perciò passo avanti. Poi Gesù ha soggiunto: figlia mia, come tu facevi gli atti nel mio volere, tanti soli si formavano fra il cielo e la terra,
Ed io guardo la terra attraverso di questi soli, altrimenti è tanto il ribrezzo che mi fa la terra, che non potrei guardarla. Ma essa poco riceve da questi soli, perché sono tante le tenebre che le creature spandono, che facendosi di fronte a questi soli, non ricevono né tutta la luce né il calore. Dopo mi ha trasportato in mezzo alle creature, ma chi può dire ciò che facevano? Solo dico che il mio Gesù, con accento doloroso, ha soggiunto: che disordine nel mondo! Però questo disordine è colpa dei capi, tanto civili quanto ecclesiastici. La loro vita interessata e corrotta non aveva forza di correggere i sudditi. Quindi hanno chiuso gli occhi sopra i mali delle membra, perché già rimproveravano i mali propri. E se lo hanno fatto è stato tutto in modo superficiale, perché non avendo in loro la vita di quel bene, come potevano infonderlo negli altri? E quante volte questi capi perversi hanno anteposto i cattivi e i buoni, tanto che i pochi buoni sono rimasti scossi da questo agire dei capi. Perciò farò colpire i capi in modo speciale. Ed io: risparmiate i capi della Chiesa, già sono pochi, se voi li colpisci mancheranno i reggitori. E Gesù: non ti ricordi che con 12 apostoli fonderò la mia Chiesa? Così quei pochi che resteranno basteranno a riformare il mondo. Il nemico è già alle loro porte, le rivoluzioni sono già in campo, le nazioni nuoteranno nel sangue, i capi saranno dispersi. Prega, prega e soffri, affinché il nemico non abbia la libertà di mettere tutto in rovina. Oggi il Signore Gesù ci porta attraverso queste parole che abbiamo ascoltato in questi due brani, anzitutto dentro il mistero del Fiat creante e poi dentro il mistero del Fiat santificante, mostrandoci attraverso Luisa come si fanno, ecco, quegli atti divini con cui si dà riparazione perfetta a Gesù e si procura il bene più grande a tutta l'umanità, nonostante il fatto che, come Gesù ci ha fatto notare, purtroppo tutta quella montagna di bene sparsa attraverso questi atti sull'umanità venga ricevuta in minima parte. Ma questo non deve stupirci, perché questa fu la sorte, ahimè, anche degli atti di Gesù. Quanti ne ha fatti anche lui? E quanti sono andati dispersi, come lui stesso dice, respinti dal volere umano, un amore che riceve ripulse, sconfitte. Allora, prima di iniziare vorrei proprio far notare un contrasto. Ecco, il primo brano comincia con le parole: figlia mia, vedi che armonia e ordine in tutte le cose create, armonia ed ordine, mentre nel secondo, al termine, Gesù esclama: che disordine nel mondo! Però questo disordine è colpa, eccetera, eccetera. Il disordine e l'ordine. Allora, noi dobbiamo sempre, abbiamo già visto tante volte, ma è evidente che in queste meditazioni i concetti basilari ritornano. Ecco, Gesù non si è risparmiato nel tornare su tante cose perché si fissassero bene nel nostro cuore. Ordine e armonia. Ordine, armonia e proporzione, tra l'altro, altre volte l'abbiamo già visto, secondo il Libro della Sapienza, sono i costitutivi della bellezza. Non c'è bellezza dove non c'è ordine, armonia e proporzione. Per comprendere plasticamente questi concetti, pensiamo per esempio a una bella chiesa.
La chiesa può essere la più bella di questo mondo, costruita bene, no? Ma se dentro le cose fossero disordinate, pensiamo se i banchi fossero messi tutti storti, o che ne so, le tovaglie fossero tutte quante ciondolanti e messe malamente, e i candelieri e i crocifissi fossero messi col crocifisso al lato sinistro e poi le 6 candele vicino, anziché 3 da una parte, 3 dall'altra, il crocifisso in mezzo, eccetera. Potrebbe essere la chiesa più bella di questo mondo, potrebbe avere gli marmi più belli di questo mondo, i marmi di Carrara, i marmi cosmateschi, ma se entrassi io avrei una pessima impressione. Perché? Perché non c'è ordine. Similmente pensiamo come potrebbe essere, insomma, no? Diciamo sempre un altro esempio, una chiesa dove l'altare di un santo fosse mastodontico, maestoso, e la cappella del Santissimo Sacramento fosse messa in un magazzino, in uno sgabuzzino, che manco si vede. Dove l'armonia? Oppure pensiamo alle sproporzioni, no? Ecco. Poi passiamo dall'architettura alla prassi di vita. Quando, per esempio, non lo so, in una chiesa piccolina si facesse entrare una statua troppo grande, d'accordo? Adatta ad una chiesa grande, ma in una chiesa piccolina se ci mettessi un sacramento enorme di quelle proporzioni, per quanto bella possa essere la statua, per quanto importante il soggetto rappresentato, sia essa la Santissima Vergine o non lo so, Padre Pio, chi vogliamo, immediatamente, appena uno entra, immediatamente l'occhio gli andrebbe su quella statua enorme, che dice, bella, ma questa qua dentro non ci sta bene, perché mancherebbe la proporzione. Allora, applicazione alla vita della nostra anima, no? La proporzione, per esempio, in noi, la proporzione nell'essere umano si trova in quella particolare qualità che si chiama equilibrio in tutto. La nostra vita deve essere sempre equilibrata. Quante volte Gesù dice negli scritti, vieni ad equilibrare la tua vita nel mio volere. L'equilibrio deve essere presente in tutto. Facciamo un pochino di esempi di cose molto molto pratiche. Equilibrio nell'organizzazione del tempo, che è la cosa più importante. E ordine, d'accordo? Nell'organizzazione del tempo. Equilibrio. Ordine e armonia, per esempio, in come ci vestiamo. Equilibrio, ordine e armonia. Come mangiamo? Equilibrio, ordine e armonia. Nel nostro lavoro, equilibrio, ordine e armonia. Nel come teniamo le nostre cose, i nostri cassetti, le nostre camere, le nostre stanze. Equilibrio, ordine e armonia. Nel nostro parlare, nei nostri pensieri. Ecco, le personalità non equilibrate, che si chiamano appunto squilibrate, sproporzionate, si colgono subito, d'accordo? Le personalità disordinate non ne parliamo, hanno delle bellissime qualità, a volte hanno delle bellissime virtù, hanno delle grandissime potenzialità, ma il disordine in cui versano, punto primo, limita al minimo il bene fatto attraverso le pur grandi qualità e potenzialità, e punto secondo, a volte trasforma il bene in male, perché fa eccedere nel troppo o nel troppo poco. Ecco, teniamo sempre presente queste dimensioni, e teniamo anche presente che in tutto il creato c'è solo una nota discordante, una. Siamo noi, la nota discordante. Pensiamo che le leggi dell'armonia sono materia propria della musica, no? Ma anche chi è ignorante in musica, se sente uno strumento scordato, si accorge subito che lo strumento, perché sente, avverte una cosa brutta, d'accordo? Non avverte la bellezza della musica. Noi quando sentiamo una musica non ci rendiamo conto di
quanto possa essere difficile comporre un testo e seguirlo con perfezione, a meno che uno non sia un musicista. Però le stecche, se durante un concerto qualcuno prende una stecca clamorosa e non le piccolissime cose che avvertono soltanto gli orecchi sopraffini dei direttori d'orchestra, ma se prendono una stecca clamorosa la sentono tutti. Eppure non sono pratici di musica, non sanno che tipo di sbaglio abbia commesso il musicista, eccetera, ma la stecca si sente. E che cos'è la stecca? È una disarmonia. Ecco, nella vita, nella divina volontà, questi punti gradualmente devono entrare nel nostro cuore, piano piano, d'accordo? Perché dobbiamo essere capaci di decodificare nella nostra esistenza eventuali disordini, eventuali sproporzioni, eventuali disarmonie, dentro e fuori di noi, rettificarle tutte. Perché dovunque si trovi una di queste tre cose, la divina volontà non c'è. E la bellezza, che Dio è somma bellezza, proprio perché è somma santità, non c'è. Non c'è. Ecco, come si fa a discernere queste cose? Il segreto anche qui è imparare a farsi attenti alla voce del nostro cuore e della nostra coscienza. Cioè, io sono sicuro, insomma, no? Supponiamo una santa signorina, insomma, che si concia in maniera, si trucca in maniera esagerata, e si veste in maniera eccessivamente procace. Io non ci credo, ecco, che la sua coscienza non le dica, ma insomma, non ti sembra che questo modo di porti, insomma, sia abbastanza volgarotto, grossolano, ti toglie un pochino della tua dignità e ti rende assai vicino a quelle poverette che, speriamo sempre per ragioni di necessità, sono costrette a fare il mestiere più antico del mondo? Cioè, io dubito che dentro una coscienza non nasca questa cosa, almeno le prime volte che si dovesse, come dire, intraprendere un certo stile, no? Ma il problema, che uno dei grossi problemi dell'uomo, è che la voce della coscienza non l'ascolta. Perché con la nostra volontà noi possiamo soffocare la voce della coscienza, possiamo metterla a tacere ed andare dietro ad altre cose. Luisa parlava di riparazione degli atti dell'intelligenza, no? Com'è il processo di soffocamento della voce di una coscienza? Facilissimo. Facciamo l'esempio che abbiamo fatto, no? La voce della coscienza rimorde un certo tipo di comportamento, come si fa a tacitarla? La volontà potrebbe fare un atto di impero e di violenza, però questa cosa non ci lascia poi neanche esteriormente tranquilli. Dobbiamo dare delle buone motivazioni, false, ma apparentemente buone, a quello che facciamo, per fare in modo che la coscienza sia messa a tacere. E quindi l'intelligenza comincia a inventarsi, a escogitare delle buone ragioni per fare quel qualcosa che non si dovrebbe fare, non si potrebbe fare, che la coscienza delicatamente ti ammonisce di non fare. Tutto qui. E quelli chiaramente sono una montagna di atti dell'intelligenza che feriscono l'intelligenza di Gesù, perché sono atti di intelligenza strampalati. Perché la nostra intelligenza non dovremmo utilizzarla per giustificare o tentare di giustificare ciò che la nostra coscienza ci rimprovera, ma per rafforzare, quindi per motivare ciò che a volte la coscienza ci rimprovera senza che neanche capisca bene perché. È esattamente il contrario. Quindi perché un certo modo di gestire, perché, per esempio l'esempio di prima, c'è una bellezza e una dignità della donna, che è qualcosa di meraviglioso, c'è la bellezza dell'autentica femminilità, c'è la bellezza delle qualità femminili, che non sono la seduzione, ecco, e l'attrazione fisico, ecco, emotiva del maschio, ma è la sua
grande capacità d'amare, la sua grande dolcezza, e la sua bellezza, cioè una donna proprio intrinsecamente parlando, proprio morfologicamente parlando, è più bella di un uomo, d'accordo? Ecco. Il problema è che questa bellezza non va ostentata e, come dire, è mostrata, sbandierata in maniera grossolana, ma va esaltata in maniera, come dire, elegante, bella, garbata, fine, signorile, soprannaturale. Ecco, tutte queste cose devono formare il patrimonio della nostra esistenza, per fare in modo che non continuiamo ad essere, come l'uomo è in continuazione, la nota discordante, cioè che Gesù contempla lui stesso le meraviglie della sua creazione, cosa che dobbiamo imparare a fare anche noi, ecco, per questione gira nel Fiat creante, quindi vedere questo atto unico del Fiat che, sprigionando se stesso, è uscito fuori in una molteplicità infinita di enti creati, ciascuno avente un proprio ruolo, una propria funzione, una propria distinta bellezza. Così va anche a capire, insomma, che cosa, lontanamente, che cosa può essere Dio in se stesso, insomma, appunto vedendo la pluriformità e la varietà degli esseri creati, no? E dentro tutto questo dobbiamo riconoscere l'amo di Dio, ma dobbiamo anche vedere che chi è andato a fa guai è quello che ha avuto di più, perché noi non abbiamo soltanto ricevuto l'essere e la conservazione nell'essere, dice Gesù, ma abbiamo ricevuto l'alito dell'Altissimo, cioè l'immagine e la somiglianza con Dio, la ragione, la volontà, la libertà, l'essere di tutto il creato, la grazia e, come Gesù ci informa attraverso gli scritti di Luisa, anche il dono della divina volontà insieme a tutte le altre cose. L'uomo ingrato, come mi ha corrisposto? Solo lui in tutto il creato si è reso il dolore del mio cuore. Siamo nel mese di giugno. Noi siamo il dolore del cuore di Gesù, purtroppo. E cosa diceva Gesù a Santa Margherita? Ingratitudini, indifferenza e freddezza. Noi dovremmo stare a fare una lunga meditazione, credo, esaminandoci su eventuali ingratitudini del nostro cuore, perché l'ingratitudine è una cosa bruttissima. La Santa Liturgia, la Santa Messa ci ammonisce e ci avverte che è cosa buona e giusta rendere grazie sempre e in ogni luogo a Dio. Rendere grazie è la caratteristica della gratitudine. Ma la gratitudine si ha se si considerano i benefici ricevuti. Io sono in grado, davanti al Signore, sarei in grado di stare a fare un'ora di adorazione spendendo questo tempo nell'enumerare per ringraziarlo, adesso lasciamo perdere i giri, per me, per tutte le cose belle e buone che ha fatto per me, qualunque se siano, nell'ordine della natura, nell'ordine della grazia, nelle cose che sono successe. Cioè noi dovremmo essere intenti, cioè, fatto questo poi, ecco quei giri che faceva Luisa, imparare a riparare per tutti e quindi andare a sostituirsi a tutti, essere grati per tutti, essere pieni di riconoscenza a Gesù per tutti, moltiplicare appunto gli sguardi nella divina volontà per poter riparare tutti quanti gli sguardi fatti malamente dalle creature, le lacrime di Gesù versate nel suo pianto, gli esempi fatti nel secondo paragrafetto, no? I pensieri di Gesù, i beni della sua intelligenza, e quindi moltiplicare i pensieri nel divin volere per dare ad ogni pensiero di Gesù anzitutto un bacio divino, un'adorazione, una riconoscenza o gratitudine, la stessa cosa, riparazione, e così in tutte le cose, no? Qui abbiamo un ottimo, come dire, esempio di come si fanno i giri di riparazione
importantissimi per il cuore di Gesù. In questo mese di giugno dovremmo avere un'attenzione, sarebbe cosa molto buona avere un'attenzione particolare, proprio perché a suo tempo Gesù lamentò ingratitudine, indifferenza e freddezza degli uomini che trafiggono il suo cuore. E Gesù aggiunge: se non guardassi la terra attraverso questi soli, i soli sono quelli che sono formati da questi atti compiuti nella divina volontà, questo dovremmo averlo imparato, sono piccoli soli che splendono dinanzi al sole divino che è Gesù, se non ci fosse qualcuno di queste cose, Gesù non potrebbe guardare la terra. E nonostante il moltiplicarsi di questi soli, la vita di Gesù e di Maria fu una continua, come dire, creazione di questi piccoli soli. Il beneficio che fanno alle creature su cui splendono e su cui si spandono è quasi nullo. Non ricevono né tutta la luce né il calore, perché sono tante le tenebre che formano. Gesù termina i brani di oggi con una piccola ma severa requisitoria nei confronti di chi ha autorità sia nella società civile che nel consorzio ecclesiastico, imputando alle autorità la diffusione del disordine nel mondo, perché un'autorità ha il compito di intervenire e di correggere dinanzi al male. Però Gesù dice: questo lo farà se essa è buona. Come faccio ad andare a rimproverare una cosa, anche se sarei tenuto a farlo, quando io sono il primo a non fare quella cosa? Come dovrei, però? Si inceppa la lingua, ma si perderebbe anche di credibilità, no? Un capo di Stato corrotto, un governante corrotto, ma come potrebbe dire o fare leggi anticorruzione o di onestà per una società civile? Ma tutti quanti si imbestierebbero e direbbero: comincia tu. Tutti si lamentano che gli italiani sono sempre un po' lavori a nero, evasione fiscale, ma scusiamo, cioè, con tutto quello io ero giovane che successe con le famose Tangentopoli, ma chi ha visto quelle cose dice: ah sì, tu te rubi tutti quanti i soldi miei, che te pago quello, io non te li do per niente. Cioè, questo non è un giustificare, evidentemente, no, questo non giustifica nulla. È comprendere il senso di quello che dice Gesù. Non si possono dare correzioni o insegnamenti se non si è integerrimi in primis. Stessa cosa vale per le autorità ecclesiastiche. Come fa un ministro di Dio a parlare di amore, di carità e di unità se non ha dei modi conformi allo stile di Gesù, quindi educati, garbati, gentili, rispettosi, dolci, amorevoli? Come fa a parlare di purezza se Dio non voglia non fosse esemplare, come è dovere gravissimo di ogni ministro di Dio essere tale in questa virtù? Non ne parlerà, e se troverà qualcuno che non è proprio esemplare in questa virtù tenderà a minimizzare, a dire che ce fa, ce fa niente, insomma, le cose più grandi davanti a Dio sono altre cose. Ecco, a queste cose però noi, più che pregare tanto, riparare tanto come Gesù vuole, non possiamo farci. Gesù stesso che dice: ci penserò io, tu non ti preoccupare. E quando a lui si viene il tuo cuore eterno, dice: ma risparmi i capi ecclesiastici perché già sono pochi. Dice: non ti preoccupare, la Chiesa l'ho fondata con 12 apostoli, quindi Gesù dice quello che deve dire perché è doveroso dirlo. Ecco, a noi non spetta assolutamente né agitarci né preoccuparci, ecco, perché ci penserà lui, ecco, a mettere poi, a porre rimedio a tante situazioni quando giungessero, come diceva il buon Papa Emerito Benedetto, al limite del sopportabile. Sarà lui poi a intervenire. Ecco, noi però nel frattempo facciamo in modo di non metterci carichi da 11 sul disordine dilagante, vivendo nell'ordine, nell'equilibrio e nella proporzione, moltiplicando gli atti di riparazione che, se è vero che fanno un effetto limitato sulle creature a causa della loro indisposizione, però presso il cuore di Gesù hanno degli effetti meravigliosi, ecco, forieri di grazie, di benedizioni, e che
risparmiano tutto quello che è risparmiabile all'ingratitudine della razza umana. Bene, Santa Vergine Maria, aiutaci a entrare bene dentro noi stessi, a vivere in quest'ordine, in questa grande armonia, ecco, e proporzione, a moltiplicare i nostri atti, ecco, imparare a farli bene, perché il cuore di Gesù, specialmente in questo mese, possa essere riparato. Che la nostra vita non si associ purtroppo alla nota discordante, ecco, ma cerchi per quanto possibile di consolare quel cuore all'orecchio di Gesù con una vita che faccia e viva nella divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.